Finisce così, con i giocatori sotto la curva nord a cantare con i tifosi. Dopo il Messina, il Bari strapazza anche la San Cataldese. Nell'esordio casalingo, i ragazzi di mister Cornacchini, con la stessa formazione di partenza rispetto a 7 giorni fa, vincono con un netto 4-1 davanti a quasi 12.000 spettatori. Il Bari parte col piede sull'acceleratore nel primo minuto, impensierisce 2 volte il portiere avversario Franza con Simeri e Langella. La San Cataldese, ben messa in campo, non ha intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale e al quarto prova a pungere con Lo Giudice su rovesciata alta. Nonostante il pallino sia nelle mani dei padroni di casa, al 16esimo gli ospiti sfiorano il vantaggio direttamente da calcio d'angolo, parato con difficoltà da Marfella, e sul corner successivo tiro alto della San Cataldese da buona posizione. La restante mezz'ora del primo tempo è quasi esclusivamente di marca biancorossa. Al 17esimo lancio di Bolzoni sulla destra per Neglia, che crossa al centro, Simeri non arriva, bel destro di Floriano parato. Al 29esimo azione travolgente di Floriano sulla sinistra, suggerimento al centro per l'accorrente Simeri che finisce nella morsa degli avversari. La partita si sblocca al 31esimo, l'azione manovrata parte da Simeri, passa per Langella, palla al solito Floriano che serve splendidamente Neglia, il suo diagonale fa esplodere il San Nicola, 1-0. Al 39esimo ancora Floriano se la porta avanti col tacco, ma per un soffio è anticipato da Franza. La timida reazione della San Cataldese è affidata al 39esimo al tiro dalla distanza di Di Stefano. E il Bari a raddoppiare al 40esimo, Floriano entra in area come un coltello caldo nel burro, Neglia intercetta la palla e lascia partire un imparabile destro a giro, 2-0. Ultimo brivido del primo tempo al 43esimo, Floriano da posizione molto angolata calcia bene ma non inquadra la porta. La ripresa si apre ancora nel segno di un incontenibile Floriano, al terzo cross dalla sinistra di D'Ignazio, destro al volo ravvicinato dell'ex foggiano, parato. Al settimo, con la San Cataldese sbilanciata, il numero 7 biancorosso si invola, scarta il portiere Franza e segna a porta vuota il meritatissimo gol, 3-0. Può considerarsi un incidente di percorso quello che accade al 15esimo, quando Mattera atterra Ficarotta in aria, rigore per la San Cataldese trasformato dall'attaccante numero 10, 3-1. Gli ospiti ci riprovano al 20esimo, un bel sinistro teso ancora di Ficarotta e parato in 2 tempi da Marfella. Al 39esimo gol rocambolesco del Bari, tiro di Piovanello, il portiere para ma la palla finisce comunque in fondo alla rete, 4-1. In pieno recupero una ghiotta occasione per Zappalà serve solo a far fare bella figura al giovane Marfella. Il Bari dopo 2 giornate è da solo primo in classifica.